Consigliere Anelli, nell'ambito della Commissione Urbanistica e Territorio si sta discutendo della legge che dovrà regolare la costruzione, le attrezzature comunque dei luoghi di culto. Si stanno ascoltando anche diversi rappresentanti di varie realtà religiose. Ricordiamo che è in vigore la legge 12 del 2005 che regola questa materia. La nuova legge che novità prevede principalmente? Sostanzialmente la nuova legge si inserisce nella legge 12, dando delle indicazioni più precise laddove si andranno a istituire dei nuovi centri religiosi, nel senso che la nuova legge prevede per esempio un'adeguata viabilità laddove si dovranno instaurare questi servizi religiosi, un adeguato numero di parcheggi, una videosorveglianza, perché per noi riteniamo importante avere sotto controllo la zona, cioè tutta una serie di parametri che migliorano la vita dei cittadini del luogo. Abbiamo visto in queste commissioni e stiamo ascoltando proprio alcuni comitati i quali, per i quali la loro preoccupazione maggiore cos'è? È un aumento smoderato di quello che può essere ovviamente il numero di persone e quindi il numero di veicoli che possono arrivare in questi luoghi, creando già una situazione caotica. Non dimentichiamo che Milano è già caotica di per sé, creare nei centri, soprattutto nei centri di Milano, queste strutture creerebbe ancora più caos. Noi stiamo cercando ovviamente tramite questa legge di portare alcune modifiche, stiamo ascoltando tutti perché ovviamente faremo 2 giornate di audizioni proprio perché, per capire se c'è da migliorare questa legge che la maggioranza di centrodestra proporrà al Consiglio regionale, però è ovvio che l'obiettivo nostro è quello di creare delle regole precise in modo tale da aiutare i cittadini che si trovano in questi quartieri. Ecco, lei cosa ne pensa delle 3 aree individuate? Sappiamo che è stato pubblicato proprio a fine di dicembre il bando del Comune di Milano che ha individuato 3 aree per la costruzione di luoghi di culto. Guardi. Non è tanto quello che penso io, è quanto pensano i cittadini. Mi sembra che i cittadini di quelle zone abbiano tutti detto che quelle aree non sono idonee, ma non solo non sono idonee per la localizzazione e quindi per l'afflusso di persone, non sono idonee anche perché, come abbiamo sentito, la referente del Comitato Sant'Elia, addirittura andiamo a utilizzare del verde vergine, che va addirittura in contrasto con la legge contro il consumo del suolo che la Regione Lombardia ha appena fatto. Ecco, un'ultima domanda, qui oggi si parla strettamente delle questioni di carattere urbanistico, c'è però anche l'altra la questione della sicurezza, come verrà affrontata dalla legge questa? Beh, allora, la questione della sicurezza, è ovvio che Regione Lombardia non può imporre niente sulla questione della sicurezza, può dare delle indicazioni, per cui darà delle indicazioni cercando di creare un tavolo, diciamo, tecnico, dove a questo tavolo potranno essere invitati anche quelli che sono i rappresentanti delle forze dell'ordine, dando quindi delle indicazioni che ci auguriamo che le diano, necessarie per una maggiore Ecco, sicurezza. possibile anche un incontro con la Commissione Territorio, per esempio, del Comune, per discutere? Allora, al momento l'incontro del territorio non c'è stato richiesto, c'è stato richiesto infatti un incontro solo da parte di alcune comunità religiose. Nel caso dovesse venire questa richiesta, ci sarà il Presidente di Commissione che ne valuterà l'opportunità.